ragazzi, grazie, ciao, tornati oggi qui con un video su Instagram. Gli ultimi 5 commenti era figo sto 22enne, pissing in figa e ti spia dalla serratura e no, talmente vacca che va, magari per prima cosa cute. Siamo qui oggi con il segreto e niente, andiamo a leggere subito i segreti. Donna di 14 anni, 2 anni fa era Luna Park, io e una mia amica abbiamo mangiato una frittella e poi senza pensarci siamo andati sul calcio in culo. Ti è piaciuto, eh? Scesa dalla giostra, stavo malissimo, presi la prima cosa che trovavo e ci vomitai dentro. Poi il ragazzo che mi piaceva mi ha invitato a prendere una cioccolata e lui ha preso lo zaino pieno di vomito. Non gli ho mai detto che ero stata io. Donna di 24 anni, fino a 17 anni sono stata una brava ragazza, da lì poi mi sono trasformata. Ho piercing, tatuaggi, bestemmio, fumo, mi drogo, scopo chiunque e faccio la bulla. Sono anche stata arrestata per una rissa, ero strafatta, in discoteca. E che lavoro faccio? Fanculo tutti. Che lavoro faccio? Faccio la camionista. Mamma mia, a proprio agab questa. Popo. Ho distrutto lo schermo del telefono. Brava. Ho detto a tutti che mi è caduto dal tavolo. In realtà l'ho lanciato contro il muro dopo che la connessione mi è saltata senza motivo mentre attaccavo il war su Clash of Clans. Ma questi giochi rovinano la vita. Io dico, no. Hai fatto bene, perché comunque sia, succede anche a me. Ho capito, mo perché te ce l'hai sul PC, cioè giochi sul PC, quindi non è che frulli lo schermo, però. L'altra settimana ho avuto un rapporto anale con un 22enne. Era figo sto 22enne. Eccolo. Come devo fare per togliermi da vicino le slot machine a mia famiglia? Ah, io che ho letto macchinella. Infatti, pure io, però la mia famiglia e la mia ragazza non sa nulla. Ok, non sa, soprattutto. O sai come si toglie te aprendo un libro? Allora, ultimi 14 anni. Ultimi 14 anni. Ma che okay. Cazzo ho detto? Quando mi masturbo penso a mia madre. Va bene, oh, c'è sta che chi schifo. Pensa alla famiglia. Tu pensi alla famiglia. Ieri un mio amico è venuto a casa mia. Venuto in che senso? Premetto che ho la ragazza e sono etero, ma quel mio amico mi ha toccato il pacco e non potendo resistere, ora ho il culo che mi brucia. Non puoi dire che sei etero, santo Dio, dopo una cosa del genere. Donna di 15 anni dice: quando sono ubriaca mi piscio sempre addosso, ma vado avanti e spero che nessuno se ne accorga. Ah, caro. Tranquilla, non se ne accorge nessuno. No, perché non vedono una cosa che penso là dalla gonna o dai pantaloni, oppure i pantaloni bagnati, oppure se vede basta, cioè se vede, esatto, se vede, vabbè. Cazzo. La mia compagna di classe si masturba in prima fila durante la lezione facendosi notare dal profilo così via, la cui cosa le assicura la sufficienza di ogni interrogazione, voglia essere donna. Essere o non essere, questo è il dilemma di quello di filosofia. Nel dubbio io lo butto dentro, esatto. È quello, è proprio la lezione che lui dice a fisica. Dopo 19 anni, sono ancora vergine e questo mi fa sentire male. Sono molto timido ed anche per questo non mi creo mai l'occasione giusta per sverginarmi. Poi ho una tremenda paura a farlo perché 1. Ho il pene storto verso il basso ed è proprio stortissimo. 2. Ho paura di soffrire di eiaculazione precoce perché quando mi seguo vengo dopo 10 minuti. Beh, comunque non è tanto 10 minuti. Non è poco. Non è poco 10 minuti. Cioè la mia mano è speciale, quindi. Cioè, se capi che la mano comunque è sempre meglio. Cioè, niente c'è meglio di la mano. Però lui c'ha il fatto che tipo le pippe se le fa così, capito? Se le faccio. Se le va dal basso. Ah, lui ci scrive. Quindi sì, cioè, sulla sabbia ci scrive. Sì, lascia il solco. Quando va al mare è così. Cioè fa la pista per le biglie. Cioè fa al mare. Qual era quel film? Della Madonna Maiella. Sì. Ti piace la pista, amore? Com'era? Ogni volta che butto i calzini nel cesto li ricco tutti per... Quando ero piccolo era un pezzo del disgusto comunque. È da circa 3 settimane che ho la narice destra che mi fa male dentro, la sento secca e fuori si è gonfiata e appena la tocco mi fa malissimo. Oggi ho iniziato a cercare su internet, mi è arrivato un mentre il carcino e ho paura di avere qualcosa tipo un tumore, aiuto. Io non ho capito un cazzo perché stavo pensando ancora a calcino. Oggi ho trovato con una mia amica un portafoglio, dentro c'erano 2000 euro, 200. Ormai il mondo va tutto a 2000. Ero più 200 euro, più banco, ma attento commenti. Io come una persona normale l'ho portata alla polizia e il poliziotto si è fottuto i 200 euro. Bastardo. Bastardo. Non riesco a fare la cacca senza che mi vengano le lacrime. È così da quando ho 4 anni e casa pensano e mi rinchiudo in bagno a piangere. È imbarazzante. Questa madre. Spesso quando sono da sola canto le canzoni più belle della messa. Oh mio marito. Ma oggi ho visto sull'autobus uno che c'aveva la stella di Satana rigirata qua, tatuata, 666 con la croce capovolta. Beh, cioè, un tipo tranquillo. Sì, no, infatti. Soffro di ansia cronica. Sì, sì, lui legge notizie. Sempre, forza di leggere. Deve leggere tutti i secondi. Per ogni singola cosa, anche la più inutile, un'ansia pazzesca, è uno schifo. Mi piace. Per sfogarmi. Per sfogarmi e togliere temporaneamente quest'ansia.
Ho laggato quest'ansia. Come, come scrive? Giocando a rugby. Per sfogarmi e togliere probabilmente quest'ansia giocando a rugby. È uno schifo. Per sfogarmi. Cioè, che vuol dire? Comunque, allora, abbiamo detto, questo era l'ultimo segreto di oggi. Abbiamo visto segreti molto strani. Gente strana, come sempre. Su In Segreto non può non esserci gente strana. C'è sempre gente strana, non c'è mai gente normale. E non siamo normali neanche noi che andiamo. Ho ripensato ai ragazzi. Cioè, io questi calzini, schifo. Ma poi perché, cioè, lecchi il tessuto dei calzini fratici, magari con la ricottina dopo una giornata di lavoro. Ma cammini, capito? Che proprio puzzano, proprio pesante. Te pulsano. Te pulsano. Comunque, basta, basta, basta. Prova a non vomitare, prova a non vomitare, prova a non vomitare. Ma tu ti invio tutti i link di gente lecca calzini che si scaccola e tipo appiccicata. Ti ricordi quello là della macchina? Vabbè, basta, tu. Cazzo, mi fai video a me. Va bene, ragazzi, questo era l'ultimo segreto. Come abbiamo detto, lasciamo 5.000 like. E noi ci becchiamo al prossimo video. Dai, grazie, è tutto. Ciao, belli.